La Germania restringe la possibilità dell'Europa di risolvere la crisi del debito in tempi brevi, mentre i banchieri centrali si oppongono all'acquisto continuativo di debito sovrano. La Francia rischia di perdere la valutazione massima di AAA se dovesse offrire assicurazione sul debito delle nazioni più deboli. Goldman Sachs comunica la seconda perdita trimestrale degli ultimi 12 anni. Bank of America torna alla redditività. IBM manca le stime sul fatturato per la seconda volta in 9 trimestri. L'economia cinese cresce al passo più lento degli ultimi 2 anni. In collegamento internet da New York, Marco Bonelli, responsabile relazioni estere della CL King & Associates. Ciao Marco, bentornato a Vloganza. Ciao Luciano, ben ritrovato. Anche Vloganza ha il suo figlio il prodigo, Marco Bonelli, che non si faceva vedere dal 23 maggio. Eccolo adesso invece in video, dall'ufficio di New York. Beh, sì, in effetti ho cominciato ad avere nostalgia e poi mi sono reso conto che avevo alcune persone a cui mancavo e per il loro rispetto. Ho deciso di tornare ben volentieri. Grazie, apprezziamo la sensibilità. Allora Marco, dobbiamo capire il tuo punto di vista su una serie di eventi che si sono sviluppati da maggio ad adesso. Entriamoci usando la chiave dell'attualità per capire prima di tutto quello che pensi sulla crisi del debito, come la vivi, che cosa ne pensa l'America. Allora abbiamo il G20 dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali che mettono pressione sui leaders europei perché trovino una strategia per risolvere la crisi del debito entro il prossimo fine settimana, durante la riunione del 23 ottobre. Ma la Germania dice è un sogno pensare che la crisi possa risolversi lunedì prossimo. Quindi, da una parte abbiamo un pragmatismo tedesco, direi, ineccepibile, che dovrebbe essere chiaro a tutti, non dovrebbe essere una sorpresa, è chiaro che la crisi non si risolve lunedì prossimo. Dall'altra abbiamo la legittima aspettativa non solamente dei mercati finanziari, ma di tutto il mondo per una soluzione rapida della crisi. In mezzo tanto ego nazionale, tanti interessi nazionali e tante considerazioni politiche. Che ne pensi? Ma diverse considerazioni mi piacerebbe fare, avrei diverse opinioni da esprimere, opinioni, sottolineo. Beh, la prima considerazione è che mi sembra che in Europa sia business as usual, nel senso che i problemi, anche gravissimi, vengono sempre affrontati posticipandoli, cioè da che è iniziata questa crisi. Mi sembra che vi sia una certa tendenza tipica europea, che sta diventando anche tipica americana, vabbè, comunque lasciamo perdere, di procrastinare e posticipare soluzioni delicate a problemi altrettanto delicati. Prima considerazione. Seconda considerazione, il problema l'idea che mi sono fatto da qui, da questo osservatorio, è che il problema non sia il problema del debito sovrano, e in particolare del debito sovrano della Grecia, ma sia un problema di sottocapitalizzazione delle banche europee. E un problema che ovviamente è impellente se consideriamo che la maggior banca tedesca vende, cioè vende, ha un rapporto di mezzi propri e di indebitamento di 1 a 50. È chiaro che un default di anche il 2% del debito che questa banca ha in portafoglio avrebbe delle conseguenze gravissime per il sistema bancario tedesco e amplificato probabilmente su tutto il sistema bancario europeo. Per cui il problema sono la sottocapitalizzazione delle banche e di riflesso il problema della Grecia e dei debiti dei paesi nazionali. Altra situazione che volevo esprimere qui dal punto di vista riguarda la gravità del problema. Secondo gli americani, secondo i media americani, secondo quello che si sente in giro qui a Main Street e a Wall Street,
per quanto riguarda l'Europa, sembra che il problema sia gravissimo. Cioè, qui fino a qualche settimana fa davano l'Italia per spacciata, il debito italiano in sicuro default. Ecco, io mi sono fatto l'idea che a questo ci sia arrivato perché probabilmente vi sono delle posizioni di ribassiste sull'euro molto forti. In realtà l'euro ha perso pochissimo terreno o poco terreno rispetto a qualche mese fa. E è chiaro che probabilmente molti investitori, soprattutto istituzionali, sono cortissimi di euro e stentano a vedere dei ritorni su queste posizioni ad alto rischio. Quindi tu dici, una degli aspetti della crisi del debito è che ci sono investitori internazionali che hanno delle posizioni ribassiste sull'euro e dunque vuol dire, assecondano un umore negativo nei confronti dell'Europa. Assolutamente. Assolutamente così, cioè non ho niente da aggiungere, l'hai detto esattamente come è, come ritengo sia. Poi, Vediamo ancora un altro aspetto, la Banca Centrale Europea, non tanto le banche centrali, ma la Banca Centrale Europea e i banchieri centrali europei. Allora, la Banca Centrale Europea ieri ha detto di aver comprato 2 miliardi e 200 milioni di euro di obbligazioni la scorsa settimana dei paesi più indebitati. Il livello di acquisti minore da quando la Banca Centrale Europea ha iniziato il programma di acquisto appunto di debito dei paesi più a rischio, come l'Italia, all'inizio di agosto. Si rallenta anche a causa delle obiezioni della Germania, mentre la Banca Centrale Europea cerca di uscire appunto dall'acquisto continuativo di obbligazioni dei paesi europei più deboli, dall'altra parte si oppone a esporre il proprio bilancio per potenziare il fondo salva stati europeo, il fondo di stabilità finanziaria europeo, attualmente temporaneo e attualmente a livello di 440 miliardi di euro. Da più parti, appunto, si dice che questo è uno dei punti principali che l'Europa deve risolvere, deve potenziare questo fondo. La Banca Centrale, appunto, si sfila sullo sfondo ancora. Diciamo il non accordo, progressione nella stessa linea tra appunto banchieri centrali e politici. Beh, facciamo un po' di fantafinanza. Se io fossi Trichet o Draghi e se la mia opinione fosse corretta, ovvero che il problema reale non è di un fondo salva stati, ma è un problema di sottocapitalizzazione delle banche, dovremmo costituire invece che un fondo salva stati, un fondo salva anche per ricapitalizzare le banche. E questo probabilmente ci porterebbe a risolvere il problema, anche se ovviamente incontrerebbe molti persone contrari, molti soggetti contrari. Sì, hai ragione. Io mi sono fatto portare dentro una definizione italiota, che spesso appunto vediamo sui giornali italiani, l'ho fatto per semplicità, per far capire a chi ci ascolta direttamente di che cosa stiamo parlando. Lo chiamano così, lo chiamano fondo salva stati, ma non è esattamente un fondo salva stati, perché appunto non si sa ancora bene che cosa sia, ma di fondo è un fondo di stabilità finanziaria in Europa, un fondo creato dalla partecipazione a quota dei vari stati nazionali, e appunto si pensa a potenziarlo e si pensa anche a come usarlo. Usarlo per la ricapitalizzazione delle banche potrebbe forse anche essere un'idea, magari non troppo felice, perché appunto questi soldi alla resa dei conti arrivano dai contribuenti europei, mentre le banche si spera possano essere ricapitalizzate dal mercato, o perlomeno nelle aspettative migliori. Beh, io penso che si tratta di fantafinanza, non vorrei insistere troppo, però secondo me avrebbe più senso i fondi le risorse di un fondo salva stati o salva banche, secondo me starebbero meglio nelle mani di una banca, di professionisti,
piuttosto che di uno Stato, di governanti sciallatoni. Okay? Dal mio punto di vista, se dovessi gestire questo fondo, io i soldi li darei più volentieri a un banchiere tedesco piuttosto che darli a un governante magari corrotto greco. Il banchiere tedesco. Certamente, al banchiere la cui banca ha un rapporto mezzi propri indebitamento di 1,50. La proposta di potenziare il Fondo europeo per la stabilità finanziaria, offrendo garanzie su porzioni del debito posseduto dai governi più deboli, minaccia di pesare sulla valutazione creditizia della Francia. Moody's ha detto ieri che la valutazione della Francia è sotto pressione e gli investitori ora chiedono un record di 105 punti base, l'1,05% in più, per detenere le obbligazioni francesi invece di quelle tedesche. Sono 29 punti base in più dalle rilevazioni fatte ad aprile. Le azioni delle agenzie di valutazione del merito creditizio sono intense in questo periodo, hanno colpito in Europa, Italia e Spagna principalmente, e in America, appunto, come sai, gli Stati Uniti hanno perso la tripla A da parte di Standard & Poor's. Ma guarda, io non ho un'opinione molto positiva riguardo queste agenzie di credito. Dal mio punto di vista sono degli enti inutili, sono destinati a sparire nel tempo. In realtà è chiaro che determinano con i loro downgrades dei costi di interessi passivi più elevati. È chiaro che è ancora così, però dal mio punto di vista questo potrebbe essere destinato a sparire. Chi fa questi downgrade, il livello professionale è molto basso, probabilmente si tratta di impiegati, delle retribuzioni minime che hanno una responsabilità, che si trovano ad avere una responsabilità spropositata rispetto al loro tipo di formazione, di professionalità, eccetera. Bene, io spero che sia stato chiaro quello che Marco ci ha detto, ho avvertito delle difficoltà sul collegamento, in ogni caso insistiamo su questo. Passiamo al prossimo aspetto, dunque, trimestrali americane. In particolare ne vediamo in questi giorni, la stagione dei trimestrali è iniziata da poco, arrivano tre trimestrali alquanto rilevanti. Quella della Goldman Sachs, che comunica la seconda perdita trimestrale in 12 anni. La società Goldman Sachs ha perso soldi sugli investimenti, sulle entrate dall'attività di trading, sulla gestione di attivi e sulla sottoscrizione di attivi, sulle società ad esempio che entrano in borsa. Terzo trimestre le perdite sono di 393 milioni di dollari, 84 centesimi per azione. Gli analisti pensavano 11 centesimi per azione, è un tonfo quello della Goldman Sachs. La Banca d'America invece no, torna alla redditività nel terzo trimestre, utile netto 6 miliardi e 230 milioni di dollari, sono 56 centesimi per azione. Questo si confronta con una perdita di 7 miliardi e 300 milioni di dollari o 77 centesimi per azione dello scorso anno. E infine, un altro gigante americano, la International Business Machine, la IBM, la più grande società di computer, di servizi per computer al mondo, che delude il mercato di una briciola, ma la delusione si fa sentire. Il fatturato nel terzo trimestre aumenta del 7-8% fino a 26 miliardi e 200 milioni di dollari. Gli analisti si aspettavano 26 miliardi e 300 milioni di dollari. Questo degli utili sarà un tema importantissimo per le prossime paio di settimane e probabilmente sarà uno dei motivi che determinerà l'andamento del mercato da qui alla fine dell'anno, un possibile rialzo da qui alla fine dell'anno. Gli utili delle società che hai menzionato sono, con l'eccezione di Goldman Sachs, abbastanza in linea, se non meglio, delle aspettative per quanto Bank of America. Però ritengo che ancora più degli utili, che in linea generale dovrebbero essere migliori delle aspettative,
saranno importanti i commenti riguardo l'attività futura. Cioè è inutile che una società pubblichi dei buoni utili se poi viene a dire però i prossimi semestri la crescita viene a mancare o scenderà, eccetera. Per cui mi attendo utili buoni, però supportati e confermati da commenti positivi riguardo il futuro, uno che confermi l'altro e viceversa. Al momento le aspettative come sono? Sei soddisfatto? Ma sì, è chiaro che non siamo ancora a un livello tale per cui possiamo dire di sicuro gli utili sono almeno in linea o meglio delle aspettative, però mi sembra che siamo sulla strada giusta e mi aspetto che questi utili possano eventualmente essere un catalizzatore piuttosto che un problema per quanto riguarda l'andamento del mercato da qui alla fine dell'anno. Un altro aspetto della crescita cinese, il 9,1% nel terzo trimestre dall'anno precedente, il passo di crescita più lento dal 2009, il guadagno della Cina, del PIL cinese 9,1% è minore delle aspettative che erano del 9,3% e segue un più 9,5% di aumento del prodotto interno lordo nei tre mesi precedenti. Lo dice l'ufficio di statistica di Beijing. In Cina la crescita potrebbe calare al di sotto del 9% negli ultimi tre mesi dell'anno perché appunto la politica monetaria è ancora restrittiva e l'inflazione ancora alta. Ma guarda, io ho un'opinione personalissima per quanto riguarda l'attendibilità delle statistiche cinesi, ok? In altre parole, non mi fido. Quello invece di cui mi fido è che la valutazione delle società cinesi sia veramente a dei livelli estremi, senza precedenti. Cioè senza precedenti non solo per la Cina ma per il mondo, cioè i listini cinesi sono pieni di società magari piccole che vendono una volta gli utili, cioè significa che se non falliscono è impossibile non fare soldi e tanti soldi anche, capisci? Una volta gli utili, se queste società non falliscono, se queste società non spariscono, è un gioco da ragazzi comprare. Il problema è quando incominceranno ad apprezzarsi. Temo che ci vorrà parecchio. Il 2012 non è probabilmente l'anno giusto, però il mercato cinese, tutti i mercati sono molto inefficienti. Il mercato cinese, e per quanto riguarda società di media capitalizzazione, piccola capitalizzazione cinese, è super inefficiente in questo momento. Ti stai esponendo alla Cina, Marco? No, assolutamente no. Io sono un specialista di Stati Uniti e anche qui negli Stati Uniti vedo che si sta creando tante cosiddette value opportunities, per cui mi sto concentrando su quando queste value opportunity verranno in superficie e io penso che sarà questo l'esercizio su cui devo concentrarmi. Sulle opportunità di acquisto, ce ne vuoi parlare di alcune? Ci vuoi nominare alcune rapidamente? Ah, guarda, voglio menzionare una situazione che secondo me è molto molto significativa, molto powerful. Nel decennio appena trascorso, cioè dal 2001 al 2011, il rendimento della classe di investimento delle obbligazioni è stato superiore al rendimento delle azioni, della classe di investimento azionario negli Stati Uniti. Per cui questo non è mai successo da che esistono i mercati ed è una situazione che dovrebbe, neppure nel periodo della grande crisi,
E questo naturalmente presuppone che il mercato, la classe, la valutazione relativa delle azioni rispetto alle obbligazioni sia eccezionalmente bassa. Non è quello che accade durante le crisi, Marco, che appunto si perde fiducia, si scappa dal rischio, l'azionario cala. Le obbligazioni, la resa dei conti in America rendono intorno al 2%, se hanno fatto bene delle azioni, vuol dire che le azioni hanno fatto davvero male. Ma non può mica continuare all'infinito così. Già è una cosa eccezionalissima, senza precedenti, che nella decade sia, che questa sia stata la decade delle obbligazioni. Io mi aspetto che dal minimo del 2008, 6.400 erotti, il mercato si apprezzi almeno il 500% del Dow Jones, sì. Il Dow si apprezzi di almeno il 500% nel prossimo, nella prossima decade. Appunto, io volevo fare giusto chiederti appunto la tua posizione sul mercato, se è cambiata, visto che appunto non ci sentiamo da maggio, ma a fine 2010, inizio 2011, tu eri molto bullish, eri molto rialzista, pensavi che questo sarebbe stato un anno eccezionale, invece le incertezze sulla crisi del debito in Europa e le sue conseguenze, sulla tripla A francese, ma in generale anche sull'attività delle agenzie di valutazione che sono particolarmente appunto attive in questo periodo, le trimestrali americane, la crescita cinese che abbiamo nominato in questo video, ti fanno cambiare punto di vista per le aspettative di fine anno o no? No, io penso che 1400 dell'S&P 500 sia un obiettivo un po' lontano, però mi aspetto un rialzo di fine anno, non probabilmente di questa entità di raggiungere il mio obiettivo, però soprattutto se lo permetteranno gli utili, e soprattutto se lo permetterà il fenomeno di fine anno del cosiddetto tax selling, cioè di realizzare delle perdite con la vendita di azioni da parte dei contribuenti americani. Se questi due fattori lo permetteranno, io penso che il mercato sia destinato ad apprezzarsi da qui alla fine dell'anno. Mi aspetto un 2012 difficile, dove potrebbero esserci ancora, dove ci saranno dei rischi di recessione, dove il famoso conto da pagare, la famosa presentazione del conto da pagare di Maurizio Piglia probabilmente sarà una situazione reale, e però ripeto, le grandi opportunità di investimento, le grandi ricchezze sono create in questo modo, cioè comprando dei titoli a delle valutazioni depresse come quelle attuali e poi rivenderle a delle valutazioni considerevolmente più alte. Il problema è se le valutazioni più alte sono in vista oppure no, se possono accadere, se ci sono le condizioni per cui le valutazioni possono aumentare, i fondamentali, ci sono ragioni fondamentali che possono sostenere un rialzo, a parte un rialzo temporaneo che può accompagnare qualche periodo da qui alla fine dell'anno. Ma insomma, i periodi di recessione o i periodi di crescita stagnante o di non crescita come adesso non sono mica destinati a durare in eterno. Cioè se ti aspetti una recessione nel 2006 è probabile, diciamo, una recessione nel 2012. No, il mercato questo anche sta apprezzando, la recessione è già apprezzata nei prezzi, mi sembra, no? Ma sì, sì. Come dire, il futuro non è così roseo, visto da adesso, non sembra che... 10 anni da adesso il mercato sarà Dow 35.000. E questo mi sembra una nota abbastanza positiva per chiudere in bellezza. Beh, sì, se ci lasciamo a 10 anni, diciamo, sì, dai, diciamo, speriamo nel futuro. Allora, Marco, sei passato da Zuccotti Park?
No, perché non vorrei essere un obiettivo della contestazione, visto che secondo certe definizioni il 99% sono di quelli che partecipano alle contestazioni sono Main Street, mentre l'1%, oltre che essere la classe benestante, sono quelli che lavorano a Wall Street. Per cui qualcuno potrebbe scambiarmi per l'1% come rappresentante di Wall Street e contestarmi, anche se qui le contestazioni sono state molto civili fino adesso. C'è da dire che a Wall Street le vacche grasse sono finite da un pezzo, probabilmente lo erano già finite prima del fallimento di Lehman e Bear Stearns, per cui c'è poco da contestare. Beh, non si contesta tanto Wall Street, anche se si chiama la protesta particolarmente in America, appunto, Occupy Wall Street, occupiamo Wall Street, la borsa, il simbolo della ricchezza no, americana. Non si contesta tanto questo, si contesta la crescente disparità degli stipendi, si contesta il fatto che enormi quantità di soldi siano date alle banche invece che no, messe a frutto della popolazione, si contesta principalmente che la gran parte della ricchezza americana, ma in questo caso perché parliamo dell'America, ma anche in altri paesi come o in altre aree geografiche come l'Europa, che la ricchezza sia concentrata nelle mani di pochi privilegiati a dispetto dei molti ai quali invece non è concesso di arrivarci. Da qui il concetto del 1%. Può essere poi, vuol dire, rivisto, cioè il concetto più semplicemente quello che ci diceva Marco, il 99% Main Street, dunque la gente normale, Main Street, la strada principale, e l'1% Wall Street, che è appunto il simbolo dell'attività finanziaria in America. Però in effetti il concetto, come abbiamo detto in un altro video, deriva dallo studio di Stiglitz, un economista premio Nobel americano, che dice che l'1% degli americani possiede il 40% della ricchezza degli Stati Uniti, mentre da qui appunto noi siamo il 99%, cioè quelli che non appartengono al gruppo ristrettissimo che possiede la ricchezza. No, mi sembra che su questi termini i protestanti, come dire, siano difficilmente contestabili. Certamente. Vabbè, allora concludiamo qua. Marco Bonelli, grazie per il tempo che hai messo a nostra disposizione. Speriamo di rivederti presto e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.